Benvenuti e bentrovati a una nuova puntata del Giorno del Signore, la prima puntata del 2021. Un nuovo anno che comincio però con Margherita al mio fianco come sempre, bentrovata. Grazie Andrea e ben ritrovati. Quella di oggi è una puntata speciale con due temi portanti. Sicuramente infatti parleremo delle recenti messe natalizie celebrate in cattedrale dal vescovo di Cremona Antonio Napoglioni, ma daremo anche uno sguardo alle novità della cattedrale. Cominciamo però proprio con le messe di Natale, che come dicevo sono state celebrate in cattedrale per l'appunto dal vescovo di Cremona Antonio Napoglioni e adesso andiamo ad ascoltare nel servizio alcuni pensieri tratti dalle sue omelie. Eccoli i verbi per questi giorni, per non archiviare in fretta il Natale come fosse un pacco scartato e reso ormai inutile. Annunciate, benedite, narrate, lodate, dite parole che esprimano la gioia più profonda. Comunicate il senso di questa esperienza di fede. Siatene raccontatori. Sì, le favole, più ancora la realtà. In questi giorni escono pubblicazioni, grazie a Dio, di vario tipo, che raccontano la sofferenza di questi mesi, ma anche grandi testimonianze di fede e di amore, nelle famiglie, negli ospedali, a fianco di chi moriva. Sono le luci che abbiamo acceso prima ancora del tempo di Avvento e che continueranno a guidarci. Il bene va detto, perché Dio, dicendo il bene, l'ha operato. Donandoci il Verbo, suo Figlio, ci ha salvato. E noi abbiamo il compito di cantare in maniera nuova, sempre più bella, questa grande notizia. Così il Natale sarà ogni anno più bello, perché più vicino al suo eterno compimento. A proposito di celebrazioni, vediamo insieme con l'aiuto delle grafiche quali sono gli orari delle celebrazioni presiedute dal Vescovo Napoglioni in cattedrale per la festività dell'Epifania il 6 gennaio. Alle ore 11 la messa in cattedrale in diretta sui mezzi diocesani e alle ore 17 i vespri della solennità a San Sigismondo. Abbiamo dunque sentito le parole del Vescovo a Natale, ma non sono le uniche celebrazioni appunto guidate e celebrate dal Vescovo di Cremona Antonio Napoglioni. E infatti la scorsa domenica, in occasione della festa della Sacra Famiglia di Nazareth, il Vescovo di Cremona Antonio Napoglioni ha celebrato una messa approfondendo ovviamente il tema della famiglia, ma facendo anche un interessante affondo in occasione del 50° anniversario della legge sul divorzio. Ascoltiamolo insieme. Nostro del cielo parvol divin. Questa luce che viene dalla Santa Famiglia è una luce accessibile, accogliente. È una famiglia che ha sperimentato e sperimenterà prove, sofferenze e che fatica a corrispondere appieno a ciò che il Signore ha posto in essa, come tutte le famiglie. Nelle settimane scorse in Italia, televisione, sui giornali, si è celebrato con un certo entusiasmo la ricorrenza dei 50 anni dall'approvazione della legge che legalizzava il divorzio. Quando la società riconosce che la famiglia non è così santa, pur essendo sacra, pur essendo intoccabile, ma al suo interno esistono violenze, sopraffazioni, soprattutto a danno dei più deboli, in qualche modo non si può usare l'indissolubilità del matrimonio per dire soffri e taci.
per diventare complici di ingiustizie e violenze. E siamo arrivati a una facilitazione sempre più eccessiva. Oggi il divorzio è un attimo, pochi mesi. Nello stesso tempo, in questi anni, però, anche la comunità cristiana si è accorta di non poter essere puramente rigida, come un giudice freddo, nei confronti di storie familiari in cui nessuna briciola di amore vero, di sofferenza, di dignità può andare sprecata, perché ogni briciola di vita familiare è sacra. La stessa amorevolezza ci sia data nei confronti delle nostre famiglie che a volte vanno a pezzi. Il Signore da quei pezzi può ricostituire un progetto, un sogno, una bellezza che noi neppure immaginiamo. Ora voltiamo pagina e, come annunciato in apertura di puntata, parliamo dell'adeguamento liturgico del presbiterio della cattedrale, una novità ormai annunciata, ma della quale vi abbiamo parlato diverse puntate, ma che finalmente è appunto giunta nella sua fase progettuale, la fase più interessante e anche quella più delicata e fattiva. Sentiamo dunque le parole dell'incaricato diocesano per i beni culturali, Don Gianluca Gagliardi. Il 2021 sarà veramente l'anno dell'adeguamento liturgico della Cattedrale di Cremona. Il bando promosso dalla Diocesi di Cremona in collaborazione con gli Uffici Nazionali dei Beni Culturali e dell'Ufficio Liturgico della CEI entra sempre di più nella fase, diciamo così, operativa, perché appunto a novembre si è chiusa la fase dell'iscrizione dei vari gruppi, ne sono arrivati veramente tanti, di questi ben 62 sono stati vagliati, approvati, e quindi a questi è stato dato l'incarico per la prima fase di progettazione. 62 gruppi che prevedono ben 372 persone tra tecnici, ingegneri, architetti, singoli o associati, in collaborazione con un artista o più artisti e un liturgista. Questo è il numero delle persone che doveva creare il gruppo, che appunto adesso hanno ricevuto un importante documento, che è il documento preliminare di progettazione che i nostri uffici, quello liturgico, quello dei beni culturali della diocesi hanno realizzato e che tutte le persone possono anche tra l'altro consultare, guardare, perché è stato pubblicato sul sito della diocesi, un documento di ben 54 pagine per raccontare prima di tutto la storia della nostra cattedrale, la storia delle stratificazioni nei vari secoli appunto del presbiterio e di quel luogo pertanto chiamato a essere ripensato, riprogettato proprio per adeguare lo spazio celebrativo alle indicazioni del Concilio Vaticano II. Entro febbraio, quindi hanno a disposizione questi due mesi, i gruppi, che piace sottolineare, vengono davvero da tutta Italia, la maggior parte dalla Lombardia, ma molti anche dalle regioni del nord Italia, del sud, addirittura un gruppo che si è composto da Malta, saranno appunto chiamati in questi due mesi a studiare questo documento preliminare di progettazione e a fare una loro proposta di intervento. La giuria, che si riunirà per la metà di febbraio, composta da 13
persone scelte dai vari uffici, scelte a livello nazionale, diocesano, scelte anche dalla sovrintendenza per i beni artistici di Mantova, che è la nostra sovrintendenza di competenza territoriale, sceglierà alcuni di questi, da un minimo di 5 a un numero più ampio appunto, che passeranno poi nella seconda fase di progettazione, dove a questi gruppi verrà richiesto un approfondimento su tavole, su anche dei modellini tridimensionali, su rendering, insomma su tutto quello che è la progettazione che oggi appunto può essere realizzata per inquadrare nella realtà appunto così ricca di patrimonio spirituale, celebrativo, liturgico, ma anche artistico e culturale appunto del nostro Duomo, della nostra cattedrale, fondamentalmente i tre poli celebrativi principali, quindi la mensa rivolta verso il popolo, l'ambone per la proclamazione della parola di Dio e la cattedra, da dove appunto il vescovo presiede le celebrazioni più importanti. Accanto a questi tre poli liturgici, però, possiamo vedere nel documento, noi chiediamo anche a un ripensamento o comunque una integrazione di tutte quelle altre realtà celebrative e liturgiche che servono proprio per celebrare nella nostra cattedrale, senza dimenticare che la cattedrale è prima di tutto il luogo e la sede appunto del vescovo, quindi la cattedra tra quale appunto il vescovo celebra, ma anche è la chiesa di una unità pastorale, della parrocchia, della cattedrale, e anche del capitolo della cattedrale che quotidianamente si riunisce per la liturgia delle ore e per la messa appunto canonicale. Ed è punto di riferimento per tutta la diocesi. A noi piace pensare che davvero l'adeguamento liturgico della cattedrale, dopo aver sperimentato in maniera anche temporanea, però sono passati diversi decenni dal Concilio Vaticano, da alcune soluzioni posticce, momentanee, fino appunto all'ultima, che ha già più di 10 anni, sia servita non solo per la Chiesa Madre della Diocesi, ma un po' per tutte le parrocchie, per tutte le chiese dove quotidianamente si celebra l'Eucaristia, ecco, un punto di riferimento che serva proprio per valorizzare quello che è la storia e la cultura delle nostre chiese, ma anche per ben celebrare. E piace pensare che la conclusione quasi spirituale ma anche reale di questo bando potrà coincidere con la celebrazione della settimana liturgica nazionale che si svolgerà appunto alla fine dell'estate del 2021, e noi confidiamo che per quella data ci possa essere, diciamo così, la proclamazione del progetto vincitore, per poi dopo passare alla esecuzione, cioè alla realizzazione concreta dell'adeguamento liturgico nell'autunno del 2021. E abbiamo sentito, sempre dall'intervento di Don Gagliardi, il riferimento alla 71esima settimana liturgica nazionale. È un evento organizzato dal CAL, il Centro Nazionale di Azione Liturgica, e dalla Diocesi di Cremona, che, lo vogliamo ricordare, avrebbe dovuto ospitare il convegno nella scorsa estate, ma è stato rinviato a causa dell'emergenza sanitaria. Rinviato nella prossima estate, nell'agosto 2020.
2021. Sono in fase di elaborazione le migliori modalità di svolgimento che terranno conto degli sviluppi della situazione sanitaria. Ma senza dubbio un altro evento molto importante che avrà la diocesi di Cremona protagonista su un tema di grande rilevanza in questo periodo storico per un po' per tutte le comunità cristiane di tutta Italia e non solo. E allora grazie Margherita per la segnalazione, naturalmente vi terremo poi aggiornati. Ora torniamo però a parlare sempre dell'adeguamento liturgico del presbiterio della cattedrale, perché come abbiamo sentito nell'intervista a Don Gianluca Gagliardi, molte forze provenienti persino dall'estero stanno compartecipando per lavorare insomma ai diversi progetti che competono per ottenere appunto la vittoria e quindi la possibilità di adeguare l'altare, il presbiterio. E proprio per questo ci teniamo ad approfondire il tema, riportandovi un estratto del convegno dal titolo Spazi per celebrare, nel quale Don Andrea Foglia e Don Daniele Piazzi hanno proprio approfondito e sviscerato il valore non solo artistico e culturale, ma anche celebrativo della nostra cattedrale. Buon ascolto. Alfredo Puerari, che è uno studioso cremonese che ha scritto l'opera più importante, monumentale, sul Duomo di Cremona, dice una cosa che io condivido totalmente. A un certo momento scrive: il Duomo di Cremona ha il privilegio, ha la caratteristica di essere un monumento che si legge nel suo stesso farsi. Questo è molto importante ed è assolutamente vero. Attraverso 900 anni chiunque ancora oggi può capire le fasi costruttive, l'evoluzione, la storia, la stratificazione di questo straordinario monumento. Delineare brevemente e in modo chiaro la storia della cattedrale per quanto riguarda gli spazi interni e in particolare in riferimento all'area presbiterale non è un'impresa facile. L'edificio infatti è stato interessato da numerosi interventi, soprattutto a partire dal XV secolo, modifiche, trasformazioni, rifacimenti, non sempre chiaramente documentati e talvolta nella scarsa documentazione in nostro possesso non è neanche facile distinguere tra i progetti mai realizzati e i lavori effettivamente eseguiti. Vorrei comunque partire dalle origini e soffermarmi innanzitutto su un primo dato certo che mi pare ha anche per noi una forte valenza simbolica. La cattedrale attuale insiste sull'area che originariamente, e cioè a partire da una data imprecisata da collocarsi però tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, era occupata dal cosiddetto gruppo episcopale, e cioè, cito da un contributo di Paolo Piva del 2004, con ogni probabilità un complesso articolato dotato di due aule di culto, secondo la formula della cattedrale doppia, che aveva avuto origine nel IV secolo. Per Cremona, i documenti, suffragati anche da qualche riferimento archeologico, ci dicono che la cattedrale doppia consisteva in due edifici paralleli, uno più grande, corrispondente più o meno all'attuale transetto settentrionale, dedicato a Santa Maria e utilizzato probabilmente per le celebrazioni festive con il popolo, e uno più piccolo, corrispondente all'attuale transetto sud, dedicato a Santo Stefano,
Gli scavi nella cripta del 2000 ci hanno rivelato che tra le due cattedrali, la Basilica Maior e la Minor, al centro, verso est, stava il battistero. Quando, a partire dal 1107, viene costruita la nuova cattedrale, l'attuale, con la navata maggiore che in si insinuava, potremmo dire, nello spazio tra le due basiliche preesistenti, il presbiterio venne costruito in corrispondenza, potremmo dire quasi in asse, con l'antico battistero. E cioè l'area dove era sorto in origine il primo battistero, simbolo della prima irradiazione della fede cristiana in città, veniva a trovarsi nel cuore del nuovo edificio, in stretto rapporto con i nuovi spazi della celebrazione, delle celebrazioni liturgiche. Ecco, questo era un primo dato che volevo innanzitutto richiamare. Domanda, ma si cambia ancora? Perché adeguare? Perché questi continui cambiamenti? E il Concilio ha girato gli altari, ma forse la motivazione è diversa, è più radicale, più profonda. Forse la riflessione ecclesiale, non solo del Concilio, degli ultimi almeno 200 anni, ha gradualmente maturato pensieri antichi, che si erano un po' persi, ma mai annullati nella storia della comunità. Ritornare alla radice stessa di questo popolo di Dio che è chiamato, dell'Ecclesia, dell'Assemblea, che non è mai uguale a se stessa nel tempo, ma è sempre uguale a se stessa nelle convocazioni domenicali, nelle convocazioni su un territorio, perché il primo spazio che abitiamo è il nostro corpo, messo vicino a quello degli altri, ci stiamo accorgendo in questo momento quanto ci manchi fare spazio insieme. Adesso lo chiamiamo con paura gli assembramenti. E se tornassimo invece a sperimentarci come Chiesa, come chiamati, convocati, messi uno vicino all'altro non per ignorarci, ma per volgersi nella stessa direzione, che è la direzione di un Dio che nel tempo, nella concretezza di un corpo storico, si manifesta e si rivela. E tutto questo per noi come cristiani ha una radice profonda. La nostra radice è il battesimo. Sono diversi i documenti della Chiesa dal Concilio Vaticano II in poi che descrivono il significato dei luoghi e degli spazi nei quali si celebra l'Eucaristia e viene proclamata la parola di Dio nell'assemblea radunata in preghiera. Il popolo di Dio che si raduna per la messa ha una struttura organica e gerarchica che si esprime nei vari compiti e nel diverso comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo l'immagine dell'assemblea riunita, consentire l'ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno. Allora occorre che quello che la teologia ha riscoperto diventi la spiritualità di tutti. E qual è il momento che può dirci che siamo stati messi insieme da un amore più grande, se non quando celebriamo il battesimo, la confermazione, l'Eucarestia? Quando lavati veniamo profumati e siamo accompagnati al pasto comune. Io dico sempre ai miei ragazzi a scuola che è un po' come il sabato sera. Ti fai la doccia, ti profumi e poi vai in compagnia. Ecco, tornare a sperimentare la vita cristiana in questo ritmo di comunità, in questo ritmo di famiglia. E allora ecco perché gli spazi dell'Eucarestia non possono più essere gli spazi del solo prete che si ferma alle cose che deve fare e tutto succede automaticamente. Allora occorre che questa battesimalità, questo sacerdozio battesimale del popolo di Dio che noi preti siamo chiamati a servire, esploda quasi anche nella disposizione degli spazi che abita, perché lo spazio diventa sacro se c'è gente santa, c'è gente che Dio ha chiamato, gente che Dio ha scelto, che ha ritagliato. E come questi muri hanno ormai da più di 1500 anni segnato e ritagliato la presenza cristiana nella storia della nostra città e della nostra diocesi, ce l'ha ricordato Don Andrea prima,
Ecco, quando qui ci riuniamo intorno al Vescovo, con i suoi presbiteri, con i suoi diaconi, con chi fa scelte di vita diverse dall'essere laici, come i religiosi, le religiose, nella molteplicità dei servizi che una Chiesa e una comunità anche umana richiede. L'altare, sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la messa. L'altare è il centro dell'azione di grazie che si compie con l'Eucaristia. L'importanza della parola di Dio esige che vi sia nella Chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata e verso il quale, durante la liturgia della parola, spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedeli. Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggio mobile. L'ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, deve essere disposto in modo tale che i ministri possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli. Ritagliamo di nuovo questo spazio, costruiamo questa umanità che si mette insieme. E allora anche l'ambiente interno che noi abitiamo deve rispondere ad una famiglia costruita così. L'altare deve ritrovare la sua centralità e la sua stabilità, il luogo della parola dove risuona quella parola che ci fa Chiesa, perché siamo i chiamati e i convocati, non può essere, come dicevano le norme citate nel filmato che abbiamo appena ascoltato, un leggio mobile, tantomeno nella Chiesa del Vescovo. Una attenzione particolare viene dedicata alla Chiesa Cattedrale. La Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, sulla Sacra Liturgia, così si esprime al numero 41. Tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al Vescovo, principalmente nella Chiesa Cattedrale. Convinti che la principale manifestazione della Chiesa sia nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo, circondato dal suo presbiterio e dai ministri. Allora il luogo della presidenza non è più la forma del trono, una volta si metteva il trono del Vescovo dalla parte di là, chi ricorda la cattedra dell'arcivescovo Cazzani, sa che la cattedra era una cosa molto semplice, perché era questa, quella che sta dietro di me, però c'era tutta la struttura del trono, con la dignità della corte, le quattro dignità del capitolo appollaiate su quattro sgabelli, il servizio dei ministranti con piviali, messali, bugie accese, eccetera. Io ero ragazzino, ma queste cose le ho viste, sono entrato nel seminario nel 69, me le ricordo. E la cattedrale era abitata molto diversamente. Nella chiesa cattedrale è collocata la cattedra del Vescovo, segno del magistero e della potestà del pastore della chiesa particolare, nonché segno dell'unità di coloro che credono in quella fede che il Vescovo proclama come pastore del gregge. La preghiera di benedizione di una nuova cattedra così recita: Signore Gesù Cristo, tu comandi ai pastori della Chiesa di non farsi servire, ma di servire umilmente i fratelli. Assisti coloro che da questa cattedra presiedono. Fa che proclamino con la forza dello Spirito la tua parola e siano fedeli dispensatori dei tuoi misteri. Allora invece occorre che davvero anche il luogo del Vescovo, la cattedra episcopale, esprime il suo ruolo di presidenza, ma che non è dominio. Le norme ci dicono che la sede non abbia mai la forma di un trono. Ecco, dunque, abbiamo sentito un ampio approfondimento dedicato al capitolo dell'adeguamento liturgico della cattedrale di Cremona, che attendiamo davvero con grande trepidazione e curiosità. Ormai siamo al termine della puntata, ma prima di salutarci passiamo da Margherita, che ha ancora qualcosa da dirci. Esatto, infatti c'è ancora tempo entro mezzanotte di questa domenica 3 gennaio per votare il proprio presepe preferito per il contest fotografico Il mio presepe 2020. Ma com'è possibile votare il proprio presepe preferito? È molto semplice, basta andare sulla pagina Facebook ufficiale della Diocesi di Cremona e cliccare un like sulla fotografia del presepe preferito all'interno dell'album Gruppi o Famiglie. I vincitori saranno protagonisti della prossima puntata qui da noi al Giorno del Signore della prossima settimana.
E allora grazie a Margherita, mi raccomando partecipate numerosi, approfittate di queste ultime ore appunto per partecipare al contest, non ci resta che salutarci, grazie per averci seguito, buona domenica e soprattutto buon anno a tutti.